Un tavolo antico, una scultura, un quadro di famiglia o una scatola di latta. Oggetti che si possono comprare entrando in una bottega antiquaria. O forse no. Come tutti i mestieri, anche quello dell'antiquario è cambiato nel tempo. C'è stato un ingresso, che è stato l'ingresso della tecnologia, che ha cambiato completamente le regole del gioco. Tra noi e le case d'aste, tra gli antiquari e le case d'aste, appunto, tra gli antiquari e la società civile, tra gli antiquari e i clienti e anche tra gli antiquari e l'amministrazione pubblica. Questo non è l'unico cambiamento nel settore. Anche i gusti dei clienti si sono trasformati. C'è stato un fortissimo calo di richieste per tutto quella parte, quel settore di antiquariato cosiddetto dedito all'arredamento, e sono andati avanti soltanto chi si è potuto adeguare alle nuove richieste, che sono più indirizzate verso un mercato rivolto più a un antiquariato dedito al collezionismo, a delle cose molto particolari, a degli oggetti ricercati. E se c'è chi ha scelto di costruirsi una nicchia ancora più esclusiva, c'è chi ha pensato di seguire un'altra strada. Abbiamo abbassato anche, diciamo, il livello della qualità, non trattiamo più soltanto mobili antichi, ma anche mobili dell'Ottocento, ceramiche dell'Ottocento e del Novecento, per accontentare proprio la nuova tendenza della richiesta. Ma che cosa cercano oggi le persone in un negozio di antiquariato? Che cosa collezionano? Mi piacciono moltissimo i bicchieri antichi, quindi diciamo anche recentemente ho acquistato una collezione di bicchieri del Settecento, cecoslovacchi. Le scatole di latta, che fanno parte di una mia passione da sempre, trovo dei pezzi abbastanza interessanti. Molti antiquari si appoggiano alle case d'asta per vendere le proprie opere. In un mondo che corre veloce, i gusti cambiano ed è importante restare al passo con le novità. Al momento penso che la street art sia più in voga, diciamo, in crescita, in modo proprio esponenziale. Ci sono collezionisti, proprio per via del Covid hanno imparato ad usare le piattaforme, quindi sono stati anche affiancati, perché mi hanno chiamato molte persone che volevano partecipare, quindi l'arte non cessa mai, insomma, in qualche modo lo trova per arrivare.